Questo non è più calcio, ragazzi. Questa è agonia allo stato puro. Mancano ancora 180 minuti. Il derby e la partita con lo Spezia. Ve lo dico onestamente, io non vedo l'ora che finisce sta cazzo di agonia. Bentornato a Zeman nel frattempo. Ciao e ben ritrovati. Pagellone, come sempre, do i voti non solo alla squadra mia, ma pure alla squadra avversaria, parlo pure cinese, calciatore per calcio vi ho a parlare, per calciatore, mi piace per supportare i miei contenuti, iscrivetevi e attivate la campanella, così non vi perdete mai le notifiche, sul primo canale YouTube oggi uscirà la live reaction, quindi iscrivetevi e attivate la campanella pure là, c'ho un terzo canale YouTube non de calcio, credo che questo fine settimana riesco a pubblicare un nuovo video dopo tanto, trovate tutto in descrizione oppure cliccando qui. Giocavano in casa loro, quindi i voti li do prima a loro. Una squadra che stava giocando con tanti rincalzi, ragazzi miei, che non aveva più nulla da dire a questo campionato, ma che ci teneva a fare un'altra vittoria. Ovviamente l'hanno fatta. Partiamo da Radu in porta. Voto secondo me 6, ragazzi. Alla fine sul gol di Mkhitaryan forse qualche piccola responsabilità, ma poi si riscatta e ha le sue opportunità per far vedere che comunque non è un cattivo portiere. Sto cazzo di D'Ambrosio, ragazzi, io lo dico e lo ribadisco, lo considero un operaio del calcio, ma quando lo metti in campo, dove lo metti sta? La prestazione te la fa, la diagonale te la chiude, se deve offendere, offendere, offende, se deve difendere, difende, non c'è più a parlare perché me lo del culo. 6,5, Ranocchia. Dice Ranocchia, dove va Ranocchia? Di qua e di là. Ha fatto ieri una signora prestazione, ha giocato come doveva giocare. Quando c'era da chiudere, ha chiuso, ragazzi, c'è poco da dire. Forse ha sofferto leggermente Mkhitaryan. Edin Dzeko, diciamo che è riuscito comunque ad arginarlo. 6,5 per Ranocchia. Skriniar gioca sul centro-sinistra, dove lo scorso anno ci ha avuto, se non ricordo male, qualche difficoltà. Prestazione diciamo un po' più sottotono rispetto alle ultime che aveva fatto vedere, però alla fine la sufficienza se la prende. Sto cazzo di Darmian è la fotocopia, è D'Ambrosio masterizzato, elevato all'ennesima potenza, perché da quando è arrivato sta facendo anche meglio. Su quella fascia, ragazzi miei, dispensa assist a sinistra, a destra e se gira e sta in fase offensiva e sta in fase difensiva e ci mette la grinta e fa sentire i tacchetti. Voto 6,5 per lui, veramente l'immortacci sua. Barella ormai lo conosciamo, credo che non ci sia nulla da aggiungere, è un tuttocampista, è un box to box, pure lui fa la fase offensiva e difensiva, quando ci sta da Mbuca a Mbuca, quando ci sta da Mena a Mena, 6,5 pure per Barella. Oh, al gameplay i mortacci nostri se la siamo gufata, oh, è uscito, anzi al gameplay è uscita la doppietta, Marcelo Brozovic ha tirato fuori una prestazione della Madonna, un po' perché gliel'hai consentito de fa ovviamente, perché là gli arrivava all'indietro, pa, l'ha appoggiato, già sapeva che avrebbe segnato. Gli do 7 però in generale per la prestazione perché ha fatto vedere, secondo me, cose importanti. Quindi 7 per Brozovic, sto cazzo de Vesino dice era morto, morto completamente, è risorto con noi. Credo seconda da titolare se non vado errato, ha fatto una signora prestazione, non so se resterà all'Inter, tanto l'hanno rivalorizzato e c'hanno la possibilità. Secondo me, che sta a scadenza, manco mi ricordo, di monetizzarci un pochino, ovviamente la butta dentro. Gol simile a quello del Brozovic con sta palla all'indietro per Lukaku, che gli ha come niente fosse, noi proprio guardavo per aria. 6,5 per Vesino, Sensi senza infamia e senza lode, scusate il gioco di parole, voto 6. Perisic, è lui che ha fatto quel tiro alla PES con sta palla che è scesa. Portiere nostro che ha, diciamo, contenuto la situazione, voto 6, poi per, in generale per Perisic, Hakimi, grazie miei. Cioè, non fermi, c'è sta un cazzo da fa. Ha fatto il gol del, vabbè, ha fatto il gol della, praticamente ha fatto lui, ha messo Lukaku davanti alla porta e quando riparte in Sevilla, voto 7. Lukaku, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro, anche di controllo della palla, quando c'è sta da proteggerla, lui è il primo a proteggerla. Sempre presente, sempre nel vivo dell'azione, gol e assist, giocatore imprescindibile per l'Inter, 7,5 per lui. A Sanchez gli do 6,5, dice è una riserva, me coglioni, per fortuna che è una riserva, poi è uscito perché si è scocciato, ma prestazione da 6,5. Lautaro Martinez gli do 5, ragazzi, anche per il litigio con Antonio Conte, per come Conte lo ha richiamato,
non gli è stata bene la situazione, si è incazzato, Conte che lo ha rimesso in riga in campo, diciamo che non è stato proprio al top. E a Antonio Conte gli do 7, che gli vuoi dire a uno che vince una partita pure quando non ci stava bisogno di vincere? Fusato per noi, voto 6, diciamo che sui gol secondo me non poteva granché, un paio di interventi se non mi ricordo male l'ha fatti. Ve lo anticipo, Karsdorp migliore in campo, ragazzi, voto 7, su quella fascia ha fatto veramente tantissimo, non me la voglio manco cufà, è una certezza per la prossima stagione, sembra proprio di sì, sembra un calciatore completamente ritrovato, con l'integrità fisica, ragazzi, sa fare sia la fase offensiva e anche non disdegna la fase difensiva, sembra essere bravo sia nella difesa a 4 sia col centrocampo, con il gioco esterno, ecco, voto 7, Mancini. Ma te puoi girare così su un gol? Ma la prima cosa che ti insegnano a giocare a pallone, la palla la devi dare fronte o sulle palle, senza paura. Una scureggetta, si è girata, saltato così. Da Mancini queste cose non me le aspetto. 5 e mezzo, io adesso sono stato pure buono, forse anche 5 se meritava. Kumbulla, diciamo, meglio dei Mancini secondo me a sto giro. Meno personalità, Mancini più personalità. Lui più pulito e preciso, voto 6, perlomeno non si gira quando gli tirano le scureggette. Santon che cerca di pialla con la mano, con questo traversone che passa, già solo per quello merita 2. Gli do 4 e mezzo giusto perché, guarda, non voglio essere cattivo, 4 e mezzo ragazzi, disastroso, disastroso è dire poco. E mi dispiace dirlo, però devo essere onesto. Darbo, ragazzi, è uno dei migliori, gli do 6 e mezzo, non gli do 7 perché voglio premiare Karsdorp. Sempre presente a centrocampo, quando deve far sentire i tacchetti li fa sentire, sembra un veterano, sembra uno che gioca da 200 anni e secondo me l'anno prossimo con Mourinho c'ha chance per giocare anche titolare. State attenti, dipenderà anche dalla campagna acquisti. Cristante 6, secondo me a sto giro senza infamia e senza lode, ha fatto migliori prestazioni nelle ultime e sì, non è stato male, ma non è che mi ha convinto al 100%. 6. Pedro 5,5, passo indietro rispetto alle ultime. Ci sta giocando tanto, quindi magari un po' deve anche rifiatare. Tra le linee, comunque mi piace come calciatore. Elshaarawy 6,5, è entrato, ha dato il piglio giusto, ha provato a tirare, ha lottato. Mi piace perché ci mette veramente la bava alla bocca, gli occhi della tigre. Vuole provare a cambiare il risultato della partita e questo è quello che voglio da chi subentra dalla panchina. 6,5 per Elshaarawy. Pellegrini passo indietro, gli do 5,5. Meno bene rispetto alle ultime prestazioni, però ci sta, non me la prendo con lui. Mkhitaryan, bello il gol, 6 e mezzo, uno dei più attivi, uno dei più vivi, cerca spunti, prova a saltare l'uomo, ripeto, il gol da solo vale praticamente il voto che si prende, riapre la partita e poi la sfortuna, ed introduco Ndicko, Mkhitaryan, ripeto, 6 e mezzo, Ndicko gli do 6 alla fine. Quel cazzo di palo, ragazzi miei, si è girato perfettamente col sinistro, ha guardato, ha detto, a metà all'incrocio a giro, ovviamente ci prende il palo, ha fatto una partita pure lui di sacrificio, quando c'è stata da difendere palla, l'ha protetta, la difesa, ha imbucato, ha inserito l'assist in occasione del gol di Mkhitaryan, un po' imbottigliato nel traffico della difesa interista, ma alla fine una prestazione sufficiente, Fonseca gli do 5, ragazzi. Fase offensiva da 7, ma fase difensiva da 2. Cioè, sembra veramente essere tornato Zeman sulla panchina della Roma. E non aggiungo altro perché mi sono rotte le palle. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali. Live via, basta, me ne vado. Non vedo l'ora che finisce.